Ladies and gentlemen, from Manchester, Great Britain, for the first time in Italy, for the first time in Milan, only for you tonight, Johnny Rockstar and the Snakes! Ciao Milano,
Come stai, Malano? Mio bello e caloroso pubblico, bello. Questo pezzo era, avete riconosciuto tutti senz'altro, era Splakes Makes Place Straits. E volevo dedicarlo ad un amico, Tom Bals, il cantante dei Bals, Bals, Place Straits, Bals, Bals. Tom Bals, il mio amico Tom, è morto giovedì. Lui si stava cuocendo due uova al tegamino in casa, no? E ha suonato il postino per recapitargli una raccomandata con ricevuta di ritorno. E lui è uscito per prendere questa raccomandata, ma dietro il postino correva come una furia la moglie del postino, Brenda, incazzata nera perché il postino aveva una relazione con Glenda, la cassiera di un night. E Brenda, inviperita, ha cominciato a sparare all'impazzata contro il postino, ma non ha colpito il postino. Ha colpito il mio amico Tom Bals. E c'era un patto di sangue tra me e Tom, che il primo di noi due che, mentre si stava cuocendo due uova al tegamino, avesse suonato il postino per recapitare una raccomandata con ricevuta di ritorno e fosse uscito appunto per prendere questa raccomandata, ma dietro il postino fosse corsa come una furia la moglie del postino, Brenda, incazzata nera perché il postino aveva una relazione con Glenda, la cassiera di un night, e Brenda avesse cominciato a sparare all'impazzata contro il postino, ma non colpendo il postino, bensì uno di noi due, l'altro gli avrebbe dedicato il pezzo. È toccato a Tom Bals, ma poteva succedere anche a me. Prossimo pezzo invece volevo dedicarlo a Jim Squires, degli Squires Strikes. Jim non è morto, Jim è un vero amico, con lui abbiamo diviso la stessa birreria, abbiamo bevuto lo stesso boccale di birra, oh sì, abbiamo frequentato gli stessi amici, abbiamo calciato lo stesso pallone, io e Jim, oh sì. Ad un certo punto però ci innamorammo della stessa ragazza, Gina Thompson, la figlia di Bill Thompson, uno che aveva una macelleria bovina di terza categoria su a Manchester, no, terza categoria perché le mucche erano buone, lui le faceva venire dal Tirolo. Solo che figlia faceva venire a piedi e la carne si induriva da bestia e non folliva. Ad un certo punto comunque io e Jim cominciamo a frequentare la Gina Thompson a turno. Un giorno io e un giorno Jim. E stupidamente, oh sì stupidamente, tra di noi insorse una specie di scommessa. Chi per primo di noi due avesse fatto l'amore con Gina Thompson. E chi lo avesse fatto doveva portare la prova provata di averlo fatto. Cioè doveva portare una foto tipo Polaroid, appunto proprio nell'atto dove si vedeva appunto chi l'avesse fatto nudo, proprio nell'atto di deflorare Gina Thompson, mentre Gina teneva in mano la Repubblica del giorno stesso. Il pezzo si intitola appunto While Gina Hand with the Republic You Deflore Gina. Porco Giuda, tu tal de che tagliare ora, hai che dica l'impianto un no mio be, de che il casiche, e svaider, che era sballa presso e compra hut, hai che il dica, tu tal de che tagliare queste maghe, e snaide. Turno, perché hai che il dito, tu tal de che tagliare queste maghe, guarda, no, hai che mi uccidi. Scusi, cosa può essere successo? Stavo conducendo uno show meraviglioso, la gente si spellava le mani. Cos'è successo, mi scusi? A cosa che è successo? A parte il fatto che hai fitto in spellaccio.
Al condensador, a che fanno fiammato, a che fa saltare la ventola. Te lo dico che l'impianto che è nato mio, beh, fa saltare i fusibi. Ma quando è che fa la sgommetta, che fa la regolazione? Quando è come che fa la regolazione del giù, volta fa la laura, la laura, la laura. Quando finisce la regolazione, la termoregolazione, vengo di giusto. Aspetta che è di giusto, eh. Sì. Te per me metti a porla taraduro, perché che fa saltare la ventola. E allora? Che devi mettere apposta al guasto del cantà. Ma quando in coca fa la scambalata che la ura, quando fa la regolazione che fa la trinciatura del giù e botta, me quando prende la ura, me quando ci manca il fusibile. Ma che manca il fusibile, là, Ardo? Ardo? Cosa è la custa? È l'impianto. È la mappa? Non è l'impianto. Guarda. Allora. Calma, scusa se mi metto che sabato che gasto mio. Hai grilla ultra grossa? Allora, questo è il fusibile della chitarra. Due? E che? Al passo. E del giù e l'uomo? No, è del 2-2. Al te mio che l'impianto. Poi fa la batteria e va al basso. Che okay. Deve mettere a posto. Che okay. Deve mettere a posto perché falta. Amico Dede! Deve mettere a posto al guasto e te lo canta stasera. Hai tutto. Lui è il nostro tecnico, no? Parla diretto di Manchester, dice che. Cioè, praticamente questo impianto è regolato da un fusibile dell'1-2, mentre solitamente gli impianti sono regolati da fusibili del 2-2, no? Cioè, praticamente c'è molto sfalsamento tra la termocompressione della ventola e l'erogazione di energia elettrica che arriva direttamente ai terminali dei subwoofer, sfalsandosi con l'erogazione precedente. Almeno io ho capito così. Dice lui che se ci fosse un fusibile dell'1-8, riducendo lo sfalsamento tra la termocompressione della ventola e l'erogazione subwoofer, si riuscirebbe a... Non è che qualcuno di voi è un fusibile dell'1-8? Non te. Tutte e tre non te. Grazie. Lei chi è, scusi? Lei chi è? Ah, buonasera, scusate. Sono il direttore qui del teatro. Sono sì. Costernato. È saltato un fusibile e purtroppo abbiamo in questo piccolo momento proprio un danno da nulla, eh? Ah, danno da nulla? Sì. Ah, sì, è un danno da nulla, però. Io stavo facendo uno show fantastico. È saltato un fusibile e secondo lei è un danno da nulla? Sì. Si rende conto che va a ramengo la mia tournée? No, è il tempo di mandarlo a prendere, abbiamo mandato già il furgone e appena... Cioè secondo lei io aspetto che un furgone vada a prendere un fusibile? Vabbè, non l'abbiamo. Dove l'avete mandato questo furgone? Qui, a Madonna di Campiglio. Senta, già questo teatro ha cominciato nel modo sbagliato. Ecco, e con lei ho alcune rimostranze da fare, perché io qua dovevo cominciare il mio spettacolo col numero del maiale vivo che salta nel cerchio di fuoco. Mi hanno fatto portare il maiale che ce l'ho su in macchina, tra l'altro, che per portarlo fin qui devo dare il boero col sonnifero, perché sennò in macchina si sveglia e vuole guidare lui. E c'ho anche il problema del seggiolino perché mi ha fatto 4 anni in agosto. E dopo mi hanno detto, no, il numero del maiale non lo puoi fare perché è sporca, salta giù, sì. C'è della gente vestita bene, magari di sporca. Adesso l'ho visto come sono vestiti. Potevo farlo tranquillamente, diciamo la verità, tranquillamente. Poi senta, io ho chiesto, adesso io ho chiesto in camerino 12 bottiglie di Dom Perignon del 71 ghiacciato e ho trovato 3 litri di Tavernello in Tetra Pak. Senta, vabbè, comunque... Questo... E sapete che odio il Tetra Pak? Che se c'è una cosa che mi fa imbufalire è il Tetra Pak! Senta, mi dispiace per questo, però purtroppo per l'impianto... Io non ho un vestito di Tetra Pak! Ha capito? Non ho un capo mio che sia di Tetra Pak! Senta, comunque... sì, mi dispiace, però adesso per il fusibile... adesso, al limite, abbiamo questi 5 minuti, perché insomma... Io l'avevo detto, portiamo il nostro d'impianto come gruppo, no? Che tra l'altro è 10.000 volte più bello del tuo. No, invece no, l'impianto carico nostro, lo mettiamo noi come teatro, No, questa la voglio chiarire, scusi, eh.
L'impianto, secondo le mie disposizioni, doveva essere il vostro. No, l'impianto era a carico vostro. No, l'impianto era a carico vostro. Io ho parlato col titolare qui del... Con chi? Con chi? Ho parlato col dottor Chuck. Sì, ho parlato col dottor Chuck e mi ha detto... È inglese, lui mi ha detto proprio testuali, però... L'impianto è a carico nostro. The implant is our carry for you. Io ho sentito così, quindi non rompa le balle che l'impianto era a carico vostro. Prima cosa, io ho parlato con il proprietario non più tardi di lunedì. E gli ho detto, Chuck, di chi è l'impianto? E lui ha detto, così ha fatto. Al telefono ha fatto così. Guardi, invece io gli ho parlato proprio ieri, gli ho detto, Chuck, di chi è l'impianto? Carico l'impianto. Lui invece ha fatto, tac! Aua, vostro! Senta, vi sarete sbagliati sull'aua No, non ci siamo assolutamente sbagliati, sì. Senta, proprio per chiudere la questione. Io vengo qui, prendo 7,5 milioni. Prendo 7,5, 1,3 mi costa il bassista, 1,3 la batteria, 1,3 la chitarra, sono 3,9. Più 3,2, tra affitto del locale e le luci, e il resto è tutto mio come leader. Cioè io praticamente prendo 400. Come leader. Sì. Senta, però non capisco perché ce lo venga a dire in questo momento, scusi. Figa, lo scopro adesso, prendo 400. Senta, adesso bisogna risolvere questa cosa. Non possiamo star qua adesso tutto il tempo a parlare di quanto prende lei. Facciamo così, guarda, ecco, facciamo così. Una cosa che secondo me interessa anche il suo pubblico. Proprio il suo pubblico l'ha sempre vista in televisione, ha ascoltato i suoi dischi, l'ha vista sul palco, però non l'ha mai conosciuta come persona. Perché non approfittiamo di questo momento per parlare di lei anche dal punto di vista umano? Cioè, secondo lei io prendo 400.000 lire... e mi faccio conoscere anche dal punto di vista umano. Cioè, ma allora lei è proprio deficiente, scusi. No, ma allora lei è proprio cretino. Lei è un individuo stolto. È un essere mellifluo. Ecco, allora quindi se ne vada, perché lei mi consenta. Lei mi sta remando contro. Qui c'è un disegno ordito al fine prestabilito di destabilizzare la mia personcina di rocker. Ecco, senta, mi faccio un favore. Mi dia una penna, un foglio e se ne vada. Se ne vada, per favore. Gli devo fare. Sì, se ne vada. Di merda. Stronzo, teatro di merda. Uno e tre, nove, tre e due. Peso 400. Togli i panini col cotto, una birra. Domani faccio una riunione tra di noi. Per robe tecniche. Devo rivedere alcune cose. Un peccato perché adesso c'era un pezzo che ci tenevo molto a farlo. Era Should a Better Stem Claim Dame. Non so se ve lo ricordate. Questo pezzo. Noi avevamo vinto il Festival Bar in Bulgaria. No, perché in Bulgaria ci sono solo 3 bar, no? Allora conoscendo il gestore riesci a manipolare la votazione. Non c'è niente da ridere, perché i bulgari, poveretti, sono così poveri che loro per vivere lavano i vetri delle macchine dei marocchini. Però siccome in Bulgaria non c'è neanche un semaforo, gli devono correre dietro fino in Ungheria. Non è una cosa facile. Così adesso questo pezzo qua, non so, mi tocca farlo così, devo farlo unplugged. Se c'era così l'impianto che andava, lo facevo plugged, ma così devo fare unplugged. Cioè io non ero preparato a fare delle cose unplugged, invece adesso mi tocca fare l'unplugged. Faceva, non so se faceva, should I better stay tonight, and you wanna love my life, should you come. Questo lo ricordo benissimo, un pezzo molto bello, è dell'86, giusto? No, questo è dell'agosto 89, allora, proprio si ricorda benissimo.
Ah, è vero, scusi. In quel mese, se non sbaglio, vi siete scissi? No. Noi ci scimmo nel 92. Nell'89 si scissero gli In Excess. Anzi, si scì il cantante perché il resto della band rimase unito. Io ricordo quella riunione, sa? Il cantante degli In Excess entrò nel bar dove era riunita tutta la band e disse: io mi scio. E fu triste, sa? Fu triste vederli sciati. Vedere gli In Excess sciati. Deve essere stata così. Brutto. Ecco, io mi chiedevo, intanto che ero di là. Sì? Deve essere scomodo quell'affare lì. Si faccia i cazzi suoi. Senta, mi chiedevo, intanto che ero di là, che... Oh. Senta, come si sente? Come Farinelli! Senta, no, non mi dicevo che mi stavo chiedendo, appunto. Si parla molto oggi di gruppi che fanno musica rock, gruppi che fanno musica giovane, che non si impegnano solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista sociale. Ecco, voi, per quanto riguarda questo impegno sociale, cosa avete fatto fino ad oggi? Ma io sono sempre stato dell'avviso che prima di buttarsi nel sociale bisognasse prima risolvere le proprie questioni di carattere personale. E perché io, insomma, sono rimasto solo molto presto, ho perso i genitori, poi sono rimasto con i miei nonni e anche mio nonno è morto. Mio nonno è morto in circostanze analoghe, sa? Ah sì? Proprio così? Ah, guardi, perché lui faceva rappresentante di ostie, no? Quelle della comunione. E stava andando a Viareggio per presentare la collezione autunno-inverno, no? E lanciavano un'ostia per il Natale, nuova, con dentro la crema di champagne, buonissima. Tamponato un caro mascherato, ma fine, ci ha lasciato le pene. E allora lei è rimasto solo con nonna? Sono rimasto solo con mia nonna, ma sa, ho dovuto risolvere anche i suoi problemi di lei. Perché... Tipo? Mia nonna, gli ho subito preso un telecomando nuovo, perché lei aveva ancora i vecchi telecomandi, no? Praticamente era una fionda con delle biglie di ferro. Lei doveva colpire il tasto corrispondente al canale, no? Solo che a 84 anni mi beccava sempre il vetro, no? Ho detto, nonna, faccia grigliare, perché guarda, c'è un periodo, tra l'altro che c'erano dei bei film, sono stufato. Ah, certo. Ecco, e poi, risolti questi problemi di carattere familiare... Siamo entrati nel sociale. Ecco, infatti la domanda... Siamo buttati il corpo morto dentro il sociale. Ecco, per esempio qualche... Come fai? Proprio buttati dentro, catapultati dentro il sociale. Ecco, e cosa avete fatto? Diciamo, qualche cosa che il nostro... Cosa abbiamo fatto? Ecco, vede? Lei non lo sa, lei stesso non lo sa. Perché io sono stato continuamente frainteso e demistificato. Allora abbiamo... Dai media! E devo fare i concerti per dire quello che abbiamo fatto noi per il sociale. Perché il vostro consociativismo becero si scontra con il nostro liberismo economico nell'ambito del rock, perché anche noi abbiamo fatto delle cose per il sociale. Chi è stato il primo gruppo che ha favorito l'adozione a distanza dei bambini gay? Siamo stati noi, ma la gente non lo sa. Chi è che ha dato $750,000 a Houston per la costruzione della casa per i pugili con la tiroide? Noi siamo stati, ma la gente non le sa queste cose. Chi è che ha tenuto occupati quel milione di disoccupati facendoli telefonare tra di loro? La gente non le sa, io devo continuamente fare i concerti per dire queste cose. Noi eravamo l'unico gruppo che aveva capito l'importanza del liberismo nell'ambito del rock. Noi avevamo costituito una holding. Ah sì? Sì, una holding. Sì? Sì. Noi avevamo rilevato il 51% dei Pink Floyd, che a loro volta controllavano il 30% dei Cugini di Campagna. Che a loro volta controllavano il 5% di Sandro Giacobbe.
Avevamo creato un sistema che ci consentiva di controllare tutto il mondo del rock. Certo. E all'interno di ogni singolo concerto noi praticavamo tre televendite. Tre televendite che sono un'iniqua normativa della CEA antiliberista ci vieta oggi di promuovere qui. Peccato. È solo per questo che voglio fare vedere il prodotto che noi propagandavamo. Solo per questo, perché la gente sappia. Ma c'è questa direttiva. Non importa, io faccio solo vedere il prodotto che noi propagandavamo. Se poi questa becchiamo... è la verità. Se poi becchiamo una denuncia. Cos'è questa cosa? Cos'è? La valigetta del piccolo rocker. Questa? Sì. Cioè, come? In che senso? C'è il piccolo idraulico, c'è il piccolo chimico. Noi avevamo ideato la valigetta del piccolo rocker. Guardi, c'è tutto. C'è il suo chiodino del bambino per diventare rocker. C'è la sua chitarrina per imparare a suonare. Cioè, mi scusi, questo sono un martello e una sega. Mi dice cosa c'entrano con un piccolo rocker? Se il genitore osteggia la volontà del piccolo di diventare rocker, cosa può fare il piccolo? Li martella e li sega i genitori, no? C'era la sua bustina d'eroina. No, questa è una cosa... Ma questo è per piccoli. È tagliata con gli Smarties. Ecco. Davamo in omaggio la marmellata fatta dalle mamme del gruppo. E comprandola così, singolarmente, cosa viene? Facciamo 13,5 noi. Beh, al limite quasi quasi. Lei gliela posso far 16. Senta, metta via, per piacere, metta via. Se poi becchiamo la denuncia. Questa mi diceva, appunto, mi scusi, abbiamo accennato al discorso dei media. Il vostro rapporto con i media allora non è stato molto buono, diciamo. Certo che no. Ci racconti qualche episodio? Mi hanno fatto tante frescacce perché quando sono andato da Biagi, al fatto di Biagi, ho chiesto di poter conoscere prima le domande per poi dare le risposte. Non vedo cosa ci sia di strano. E non vedo nemmeno cosa ci sia di strano perché quando vado da Fede prima faccio le risposte, poi lui fa le domande. E non vedo perché, cosa c'è di strano. I media mi hanno sempre osteggiato, soprattutto la carta stampata. Ah. Io volevo dire l'ultima cosa, poi voglio cantare. Perché la gente è venuta qui per conoscermi attraverso le mie canzoni. Through my songs. Però. Se non sai due lingue non vai avanti. Ecco, è apparsa una foto su Novella 2000, dove siamo io e Amanda Lear che prendiamo il sole sulla Costa Azzurra, nudi, nudi davanti, io e Amanda Lear. L'anno scorso. Ecco, io volevo precisare una volta per tutte, a proposito di quella foto, che io, in quella foto, sono quello col cappellino. Sì, è meglio che continuiamo a suonare. E io voglio cantare, sì, noi cantiamo, dobbiamo cantare, perché forza, se forza, lei col suo forza. Fare mi estorce delle confessioni. Cantiamo? Ecco. Prossimo pezzo, prossimi due pezzi, sono storie molto tristi, perché io ho sofferto molto nella mia vita a Manchester, soprattutto nei bassi fondi di Manchester. E quindi questa tristezza endemica mi viene da dentro e sarà sempre così, lo so, oh sì, lo so. Il primo pezzo è la storia di un ciclista di Rovigo che mentre sta per battere il record dell'ora di Moser entra in vigore l'ora legale. Il secondo pezzo invece è la storia di uno che ha una fabbrica di merde, no? quelle finte, quelle di carnevale, quei ciottolini di carnevale, no? E la fabbrica fallisce perché gli muore lo stilista, quello che gliele disegna. Il pezzo si intitola appunto The manufacturer was fired because the style of the merde was died. Wasted in blue.
don't you beat it out. Take my hand. To the leader, on the way to the second, gonna shout, shout, shout. I went on to the tears, so the leader, gonna down, down, down. You wanna lose my skin, maybe, but you get around into my back. I went up, keep on rocking, baby, stay, gonna hold it in my hand. But all of my life, wasted in the moon. You don't see, you don't be, maybe one. Speed it out, keep rocking, speed it out. No walking, you dance, you don't just speed it out. Speed it out, my hand, speed it out. Looking at you, don't you don't just speed it out. Deficiente. Sei un deficiente. Sei un deficiente. Chi ti ha detto di fare questo pezzo adesso? Chi te l'ha detto adesso di fare questa canzone? Dimmi chi te l'ha detto! Ma mi ha fatto le prove, Giovanni. Allora cosa si evince da tutto ciò? Adesso ti faccio la scaletta. Fammi vedere la scaletta. Ecco qua, carta canta. La vedi la scaletta? La vedi? Guardala, guarda la scaletta. Guardala, guarda la scaletta. E non è finita qui, guardala, guardala. Hai visto che pubblico c'è? Hai visto che quando sono andato giù mi hanno rifiutato, come? Nessuno ha cercato di strapparmi di dosso i vestiti? Hai visto che gente è? Questi qui a livello di rock non sanno niente, sono a livello della cimice sardagnola, basso proprio. Ma non hai visto che sono tutte coppiette che sono venute qui per limonare? Che schifo. Ma Camilla, ma non capisci mai niente, cosa ti devo dire? Se vogliono dei lenti di strappamutande, gli si danno dei lenti di strappamutande, va bene? Se il livello è basso, si sta bassi. Sto parlando col gruppo, no? Ok, si vede che siete un pubblico che di rock vi ha sempre masticato parecchio. No, allora appunto stavo redarguendo il gruppo di suonare molto meglio che voi. Siete gente che merita molto di più dal punto di vista del rock di quello che stiamo offrendo noi, penso. Perché voi veramente siete un grande pubblico, veramente fantastici, bello. Più bello, bello, bello. Dio, quanto siete belli, belli. Fantastici, bellissimi. Hai visto? Bevono qualunque cosa gli dici. Qualunque cosa gli dici, la bevono. Ecco. Allora, gli si dà quello che vogliono. Se no, tornate a fare il lavoro che facevate prima. Perché se mi remate contro anche voi, oltre al teatro, io vi caccio a casa. Ecco. Tornate a fare quello che facevate prima, i collaudatori di souvenir. Andate a sentire se nelle conchiglie si sente il rumore del mare. Se le torri di Pisa hanno la pendenza giusta, va bene? Ascolta un attimo, se non è scaletta dobbiamo fare Bebe Oncetismi, ma il signor Finoplit. Quindi bene, te. Cosa dobbiamo fare? Bebe Oncetismi, ma il signor Finoplit. Bebe Oncetismi, ma il signor Finoplit. Non possiamo farla finché la Corte di Cassazione non decide sul dissequestro. Ma perché non capisci niente? Finché la Corte di Cassazione non decide, non possiamo fare Baby Want to Kiss, ma gnoppi gnoppi.
effettivamente noi avremmo un pezzo che si titola Baby, want to kiss him, snoppy, snoppy, no? Ma abbiamo questo pezzo. Però Baby, want to kiss him, snoppy, snoppy, è un pezzo che ci è stato sequestrato dalla Consulta. Perché Baby, want to kiss him, snoppy, snoppy, è un pezzo molto, molto crudo, molto duro, contenuti sociali molto rilevanti, molto forti. Perché Baby, want to kiss him, snoppy, snoppy, è la storia di due gemelli siamesi che sono attaccati per l'anca, appunto, snoppy, snoppy, che lavorano in un'industria, lavorano insieme in un'industria conserviera di Manchester, la Cirio. E fanno il turno dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio. Ed a un certo punto uno dei due snoppi litiga col capofabbrica e il capofabbrica cambia il turno solo a lui. E noi abbiamo scritto questo pezzo proprio per scagliarci contro quei capi fabbrica che hanno una visione del rapporto di lavoro contestuale, perimetrale, e non vanno al singolo oggetto specifico del rapporto controverso. Ebbene, sapete da chi siamo stati denunciati? Chi è che ha imposto il sequestro? Sapete chi ha imposto il sequestro dei dischi Ironia della Sorte? La Jessi. La Jessi. Proprio la Jessi. L'associazione Giovani Gemelli Italo-Siamesi. Ti è stato imposto di ritirare tutti i CD dal mercato. E finché sono negozi di dischi, ce la fai, vai dai negozi e ritiri i tuoi CD. Ma ne avevano vendute già 60.000 copie ai privati. Nei negozi di dischi non è che ti dicono chi l'ha preso, ti danno nome, cognome e indirizzo di chi l'ha preso. Danno delle indicazioni vaghissime. L'ha preso uno con i capelli rossi. L'ha preso uno che aveva la 127. Poi quando stai per uscire sulla porta per aiutarti ti dicono blu. L'ha preso uno di Napoli. Io sono andato da uno di Napoli per ritirare il mio CD. Vado su, suono. Chi cazzo sei? Sono Johnny Rockstar, ho fatto un CD dei contenuti socialmente molto rilevanti dove... Ah, tu sei John Rockstar. Ah, sei Johnny Rockstar. E cosa cazzo vuoi? Assunti, c'è sta Johnny Rockstar. E che cazzo vuoi? Peppi, Maria, Giuseppe, Peppi, da che c'è sta Johnny Rockstar? E che cazzo vuoi? So, ho fatto un CD dei contenuti socialmente molto rilevanti, la Consulta mi ha imposto il sequestro, devo ritirare... Ah, vuoi un CD? Assunti, vuole un CD? Vuoi un CD? Bene. Allora, t'appicci la camicia fino al gomito e vai a prendere il CD. Sta in to sciacquone do cess. T'appicci la camicia fino al gomito, superi la barriera corallina e tacchi a più CD. A Johnny Ro, quando hai raggiunto l'obiettivo, con CD in mano, Johnny Ro, con un movimento maledettissimamente innaturale, Johnny Ro, OCD. Gli altri CD ho pensato bene di non andarli a ritirare. Hai capito perché non possiamo fare Baby, I want to kiss him, my snoppy, snoppy? Per questo motivo! Ecco! Perché non si fa il pezzo del serpente?
Perché non si va a pezzo e serpente? Perché non si va a pezzo e serpente? E perché non si va a pezzo e serpente, mi chiedi? Io a questo punto dello spettacolo effettivamente mi esibisco in una danza erotica con un pitone vivo di 12 metri, no? Balliamo tutti e due, io e il pitone, nudi, avvinghiati, ma è una cosa molto sexy, ma finemente sexy, nel senso che è molto articolata geometricamente, c'è cioè una progressione dell'erotismo, no? Si raggiunge il culmine dopo una sinossi erotica molto molto articolata. Solo che il nostro pitone è morto giovedì. Una morte tanto stupida, guarda che se ci penso. Giovedì dopo il concerto, non siamo andati tutti in pizzeria, no? Pizzeria. E lui la prima volta ha detto: posso venire anch'io? Vieni, pitone, ci fa piacere, vieni. Noi siamo andati avanti, lui dietro, pian piano. Come siamo stati in pizzeria, noi tutti pizza, birra, così, no? Pizza, birra. Non è mica andato a ordinare dell'anguilla in umido. Porra, si vede che gli si è piantata nello stomaco, io non lo so, è crollato per terra lì, porca miseria, ho detto: ma Pitone, ma che hai fatto, Pitone, ma tirati su! Gli ho toccato la spalla con la mano, no, pian pian. Quel poco di spalla che hanno i pitoni! E non si muoveva, ho detto: ma Pitone! Io poi ho provato a fargli il massaggio cardiaco, solo che non sai dove l'hanno il cuore, i pitoni. Si è gonfiato qualcosa, ma non era il cuore. E vedevo che non si muoveva. Ma Pitone, che hai fatto? Pitone. Ho 12 metri di pitone. Pitone, che hai fatto? Pitone. L'ho pianto un po'. E poi abbiamo cercato di fare una selezione per poter offrire questa danza erotica col pitone. E subito si è presentato Ka, il serpente del libro della giungla. Si era messo lì in un angolo. Ka, stava fermo. Ka. E niente, stava lì, poi a un certo punto mi ha fatto un gesto di diniego. Cosa c'è, Ka? Non è il mio ambiente, non mi ambiento, Johnny. Allora abbiamo pensato al serpente di Cicciolina, perché lei non lavora più, no? Così, no? E allora si presenta questo serpente, e questo qui vuole sempre andare dentro le mutande, oh. Qualunque cosa fai, tra dentro! No! Gli ho detto: guarda che questa qui è una progressione del piacere, non puoi entrarmi subito dentro la patta! No, sapevamo che c'era in giro il vecchio serpente di Alice Cooper, no? Perché lui adesso fa l'attore nei cinema, allora il vecchio serpente non lavoro più da tempo, proviamolo. Si presenta questo qui, serpente di Alice. Ma vecchio. Cosa fai? Dai, fai, muoviti, dai, salta, su, dai, fai qualcosa, no? Stava lì con due occhi vitrei. E ti dici: dai, 20 minuti lì non si muove. Poi l'ho saputo. Il serpente di Alice Cooper si droga. È entrato nel tunnel del criceto. Poi l'ho visto nel camerino io. Si mette tre criceti sulla coda, poi... gliel'ho detto io. Caro serpente di Alice Cooper,
Hai sbagliato tutto nel nostro gruppo. Commercio di armi, pedofilia, prostituzione, ma droga, no, 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 ti sei sbagliato, vai a casa. Eccomi, eccomi. Oh, finalmente sono arrivato. Scusi, cos'è questo? Cos'è questo? È il serpente per il pezzo del serpente. Cioè, secondo lei io mi devo esibire con un pitone vivo di 12 metri e lei mi porta un serpentello giocattolo inerte per giunta? Io con questo serpente non mi esibirò mai! Senti, io dove lo trovo? Un pitone vivo di 12 metri a quest'ora. Io non lo so dove lo trova lei, un pitone vivo di 12 metri. Io so soltanto che tutta l'oggettistica e tutta la serpentistica era a carico vostro. Ah, sì? Sì! Come fa a dirlo? Il dottor Ciacchi in persona me lo disse. Ricordo perfettamente che lo affrontai a viso aperto e lui, ma abbassando gli occhi, mi disse: Johnny, the serpentistic is our. Anche qui. Ah, sì? Sì! Ah, sì? Venga qua, venga qua, venga qua, venga qua. Sono stanco di discutere con lei. Guardi cosa ho portato qua. Questo è il contratto. Pagina 21, se non sbaglio. Eccolo qua. Oggettistica e serpentistica varia sono a carico del gruppo. Firmato Chuck e Johnny. Johnny? Rockstar, sì. Tra 1200 e 1300 lire. Sono in offerta, tra l'altro, adesso. Ah, dico, ho portato la fattura, così magari anche si deve scaricare. Eccola qua, guardi. Casa del serpente di Arcore. Circa, trasporto compreso, sono 300.000 lire. Uno e tre, uno e tre, uno e tre. Tre e nove, tre e due. Cioè io praticamente prendo 100. Cioè no, è sempre un bel prendere, non è che mi lamento, è che come leader prendo 100 praticamente. Bene, bene. Senta, beh, mi dispiace, senta, facciamo così, per tirare su un po' sul morale perché la vedo un po' abbacchiato. Volevo darvele alla fine, ma ve le do adesso, guardi cosa ho qua, guarda. Alcune vostre fans, qui presenti in sala questa sera, mi hanno scritto alcune lettere. E mi hanno pregato di consegnarvele. Così, allora, ve le consegno adesso, così, si tira un po' su. Allora, dammele. Sì, adesso un attimo, ce l'ho un po' sparse. Alberto, il nostro chitarrista. Dammele. Dammele. Poi ne abbiamo una per Max, il nostro batterista. Questa è per Victor, il nostro bassista. Dammi le mie! Un attimo! Questo è per i tecnici, Gigi, Sergio e Simone. E l'ultima è per me. Tanto lo sapevo. Cosa? Lo sapevo. Cosa vuol dire lo sapevo? Sapevo cosa? Lo sapevo che non mi scrivevano. E perché? Perché sono tutte brutte. No. Sì. No, no, caro mio. Questo è un pubblico di ragazze bellissime. Primo. Guarda quelle due là. No, sono due uomini quelli. Sono brutti anche come uomini. Sì, ma non posso guardare queste scene. Ma è la gamba. Senta. Ma non mi sembra il caso di prendersela per queste piccolezze. Dopotutto una lettera. Io mi immagino quante donne lei avrà che l'aspettano sotto casa, che le telefonano, che le scrivono. Ma come va con le donne? Questa è una curiosità che abbiamo da tanto tempo. Ma io vengo da un periodo abbastanza difficile. Perché mi sono anche stufato di ragazzine che si ficcano nel mio letto così, di 18-19 anni, solo perché sono bello.
grazie. Stronza. Senta, lasci perdere. E allora cosa... Sono stanco. Sono stanco di queste ragazzine qui che si buttano sotto le coperte. Allora mi sono messo con una donna, ho provato a mettermi con una donna un po' più matura di me. Con una che aveva 74 anni. Però? Guardi, ha sempre dei casini con sua mamma, no? Sempre, guarda. Lasciala stare, deve finire i compiti, piantala, smettila, deve finire le medie, guarda, una roba, guarda, una stufata. Guarda che la porto al cinema, gli dicevo, a mezzanotte te la riporto a casa, no? Eh sì, e noi crediamo che lei la portava al cinema. Ma certo che no, certo che è perché che ragionamento. Caricavo sulla mia 127 station wagon, full optional, la portavo in un posto vicino al po' che conosco io, buio, dietro un cespuglio di frasche, io e lei da soli. Fermavo la macchina, spegnevo il motore, tiravo giù i ribaltabili, mettevo le flebo in alto, dove... Lo specchietto. Sopra lo specchietto. Gli insufflavo della supramina e dei Voltaren e poi facevamo l'amore, solo che ogni volta che facevamo l'amore lei si rompeva il femore. Però io gli ho detto, baby, io ti amo, se ti voglio bene, baby, non c'è dubbio su questo. Però figa, non possiamo scopare ogni 70 giorni di gesso. Scusa, anch'io ho le mie esigenze. Immagino. Sì, parla, ragazzi. Allora? No, ho parlato con suo padre, 103 anni. Ho detto, guarda, così. E allora vi siete lasciati? Eh sì, forza. Sono rimasto male. Allora, poi mi sono messo con... la figlia di Medrano, no? Ah, quello del circo? Sì. Che lì casini, perché lei faceva la donna cannone, no? E noi ci trovavamo dove la sparavano. Solo che figlio, suo padre non voleva, l'è venuto a sapere, no? Ha cominciato a spararla a caso. Non lo so, io non so, l'aspettavo a Lodi e lui così per partito preso me la sparava con marchio, per dire. Guarda, per fortuna che avevo il diesel in quel periodo lì, guarda. Ho fatto un chilometro, tanti di quei chilometri. Va, per le strade. È strano però, dico. Queste cose del circo. Perché è vero, perché io mi sono sempre chiesto, ma non so, ma come fanno queste donne cannone a tornare a casa? Ci sarà un altro circo di là che le rispara il dietro? Non capisco. Sono storie tristi, immagino, poi toccano proprio nel vivo le persone. Senta, passiamo a un argomento meno triste. Per esempio, una cosa che ci siamo sempre chiesti noi gente comune, gente della strada. Ecco, voi, per dire, quando uscite la prima volta con una ragazza, voi incontrate una ragazza e le chiedete di uscire, uscite e dove la portate voi divi del rock? Ma noi solitamente facciamo pizzeria, cinema, discoteca, bowling, paninoteca e poi la mattina mangiamo un pezzo di focaccia calda guardandoci negli occhi e vedendo albeggiare, così da essere sicuri dei nostri sentimenti reciproci. E questo normalmente è l'iter che usano tutti i divi del rock? Sì, tutti noi meno Michael Jackson. Lui fa pizzeria, cinema, Gardaland. Mirabilandia. E poi alla mattina col suo partner o mangia o un orzoro o un Nesquik. Mi scusi, Johnny, non si offenda. Però mi pare di capire, da quello che lei ha detto finora, che il divo del rock è una persona normalmente con una sessualità piuttosto imbarazzante. Non so. Non so.
Ecco, mi chiedevo se ci poteva fare un altro esempio di qualche suo collega che ha una storia un po' particolare, non so. Bowie. David Bowie? Bowie. Ma con David, proprio l'altra sera, se me la ricordate. Proprio l'altra sera eravamo su con David, eravamo su a cenare su a Eravamo a cenare proprio l'altra sera, io e David. Sono mai stato in quel posto lì? È perché bisogna prenotare. Ecco. Eravamo su a Kasten, a Firsten, e David mi confessava che è stanco. Sì? Giù, l'ho visto giù. Come mai? L'ho visto giù perché probabilmente David è troppo ricco. Ah, sì? Sì, l'ho visto giù perché... E la ricchezza, come si sa, porta alla noia. E viceversa. Beh, vabbè. E cosa... Perché è troppo ricco, David. Guardi, andavamo su proprio su a Kasten, a Fist. Andavamo con la sua Rolls. Andavamo su proprio sulla sua Rolls e stavamo andando verso Kasten, a Fist. E io davo un'occhiata all'interno della sua Rolls. E sa cosa ha lui? Vicino all'autoradio? No. Il bancomat. Oh! Poco, però, eh? Io veramente, prima volta, bellissimo. E mi diceva che lui le ha viste un po' tutte, le ha passate un po' tutte. E quindi adesso sta passando un periodo un po' così, si è messo... Sa con chi sta adesso David Bowie? No. Sta col cavallo bianco della Vidal. No! Quello della pubblicità, il cavallone? Guardi, fa una vita, povero David. Sempre sulla spiaggia corre dietro questo cavallo, guarda. Che colpo che c'è il signor Vidal che li osteggia perché non vuole, perché? Eh? Perché ha paura che David gli sfianca il cavallo. Perché il cavallo deve girare gli spots. Gli spots sono più d'uno. Guarda, l'ho visto giù. Oh, mi ha fatto un'impressione, David. Scusi, posso chiedere, ma il cavallo come sta? Il cavallo non c'era su a Kasten, secondo lei? Vuole che sappia io. Tra l'altro, Kasten, a Firsten, è un ristorante dove proprio c'è sulla porta il disegno del cavallo e c'è scritto: noi non entriamo. Ecco, proprio se proprio lo vuole sapere. Senta, poi la lascio cantare, però mi deve dire l'ultimo personaggio con storie strane perché è troppo interessante. Peter Gabriel. No, io lo conosco bene. Peter Gabriel è un bravo padre di famiglia, ha due figli, è bravissimo. Sì, tutti lo pensano. Peter Gabriel, l'ho visto io, nel backstage di un suo concerto. Allacciato, abbracciato con un cane, un collie. Lessi? No, lo vidi. No. Lessi il cane. E magari stanno ancora insieme. No, lui adesso si è messo con Rin Tin Tin. Ma no. Guardi, l'ho sentito io nel camerino. Wow. Sentito. Cosa? E lui sopra. Rin Tin. In questa storia i veri animali non sono loro, povere bestie. Siete voi. Voi siete gli animali. Ma si guardi, ma lei si guardi. È invidioso, no. lei è invidioso, no. Della mia sessualità. Io. L'ho visto, sai che quando mi parla guarda sempre qui. Lei quando mi parla guarda sempre qui. Questa è tutta invidia della mia sessualità. Questa me la paga. No, no, io non le pago niente, questa perché lei è invidioso. Il prossimo pezzo è il pezzo che a cui più tengo, perché lo faccio con degli effetti speciali che mi sono stati regalati dagli U2. Con gli U2 veramente c'è un rapporto di amicizia che va al di là del puro e semplice cantare. Perché loro mi hanno regalato questi effetti speciali che erano ancora in celofanati, tra l'altro, perché loro non li usavano. E io non posso pensare che gli U2. Non posso pensare che gli U2 li abbiano usati e poi li abbiano ricelofanati, perché c'è troppa amicizia con gli U2, no? Con gli U2 ci siamo conosciuti, mi ricordo, a una festa dell'unità. A New York.
e mi ricordo che noi suonavamo dopo Branduardi, mi ricordo, e loro suonavano durante Branduardi. Perché veramente sono con Bono, ad esempio, c'è un rapporto Bono Vox degli U2, veramente c'è un rapporto fantastico, simpaticissimo, è una persona proprio simpaticissima. Mi ricordo quando si stava in bar insieme a Manchester, entrava in bar, no? Perché lui è uno che gli piace raccontare barzellette, proprio le racconta benissimo, tra l'altro. Entrava in bar e faceva: ragazzi, boys, listen this. Sentite questa. E poi giù, when is there a one man when there's a guy in the water, boys can't fight for it. Another one in collaboration with the guy, Western, con Western, fight, try to free Blake's from that. E lui giù a ridere. Se volete ve ne racconto un'altra. No, con gli U2 è veramente proprio un rapporto, mi ricordo le prime tournée si andava via insieme con gli U2, no? Ricordo che si andava via col pullman, no? Loro quattro davanti che guidavano. E io dietro, no? Dietro il pullman, così si cantavo le canzoni che si canta quando si fa le gite in pullman, no? Si va via, si canta proprio allegramente. Ricordo che cantavamo canzoni tipo I want a morning, I wake up, beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl, 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 I want a morning, I wake up, beautiful girl, hello, 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 I want a morning, I wake up. Beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl, hello, hello, I want a morning, I wake up. Beautiful girl, beautiful girl, I want a morning. Basta, fermi! Cosa fa? Dove ti credi di essere qua? Eh? Al congresso del PDS? I patti erano chiari, il contratto parla chiaro, niente politica con questo tema. I want a morning, I wake up, beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl. Ok, 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 l'hai voluto tu. Signore, scusate, tutti a casa, chiudiamo. Voi non beccate niente, tu neanche. The little desk of flowers. Ah, sì? Ma ci vediamo dopo, io te. No, ci mettiamo a posto dopo. Mi rivedrai. Mi rivedrai. I want to give to my morning. Mister, he comes. Pezzo che faccio con gli effetti speciali degli U2, una storia molto triste, anche questa, ed è la storia di uno che ama tantissimo una ragazza e vorrebbe che lei fosse sua, e gli dice: sia mia. E lei gli dice: giammai sarò tua. Sia mia, ti prego, mai sarò tua. E passano anni e anni e anni inutilmente. Ad un certo punto loro sono sulla spiaggia e lei improvvisamente e inaspettatamente gli dà un bacio dolcissimo sulla bocca, facendo roteare la lingua dentro la sua cavità orale. E lui capisce che lei finalmente sarà sua. Allora la prende mano nella mano e la porta verso il mare per fare il bagno, solo che lui aveva appena mangiato un bombolone e si pianta nello stomaco e muore di congestione. Il pezzo si intitola Fatto con gli effetti speciali degli U2, The Bombolons Would Skilled Me. Round and around.
creep show, yeah. Some kind of creep show. Perché questo teatro si ostina a non voler capire che io sono il più grande rocker del mondo? Perché ce l'hanno fatta tutti e io no? O perché ce l'ha fatta Ligabue e io no? Eh? Beh, ce l'ha fatta Steven Slask! E io no! Steven Slask ce l'ha fatta! Ce l'hanno fatta Emerson, Lake e Palmer, e io no! Solo perché loro avevano il Moog? Ah, se solo avessi il mio Moog. Ah, se solo avessi il mio Moog. Io sono l'unico rocker che ha un progetto veramente federalista per il rock. Basta con le adunate oceaniche, 15-20 mila persone ad ogni concerto. Basta! Concerti singoli, personalizzati, per ognuno di voi. Io tutte le domeniche mattina vi mando su a casa vostra, al gruppo rock, con i testimoni di Geova. Ma cosa ne sapete voi di rock? Io vi vedo in faccia. Voi di rock non sapete niente. Voi avete sempre messo la testa sotto la sabbia, come gli struzzi, o come gli gnu. Voi siete ignoranti di rock. Cosa sapete voi? Ci sono rocker che si sono sgolati tutta la vita e non hanno neanche i soldi per comprarsi l'aerosol. È venuta da me la moglie del grande Phil Alvin, il cantante dei Blaster. Ha offerto il suo corpo a me per 200.000 lire per comprare l'aerosol per il grande Phil Alvin. Il cantante dei Blaster. Chi è che conosce Phil Alvin? Chi conosce Phil Alvin? Merde! Ha offerto il suo corpo a me per 200.000 lire, la moglie del grande Phil.
Siamo accordati per 160. Ma cosa ne sapete voi di noi? Di quando noi andiamo in tournée? Cosa sapete voi? Di quando noi rocker siamo in tournée? E tu magari sei in tournée e ti chiama tua moglie al telefono. Johnny, dove sei? Vilma, cazzo, lo sai che sono in tournée? E magari senti all'altro capo del telefono la voce di Vilma, tua moglie, e dietro di lei i tuoi 7-8 figli che ti reclamano e dico: papà, dove sei? Sono in tournée, ragazzi, tenete duro, Crisbio. Sto cercando di portarvi il metaforico vermicello per sfamare le vostre boccucce, ragazzi, lo sapete o no? E tu senti la voce di Vilma. E magari ti immagini lei che con una mano pulisce un pannolone di uno sporco di merda e con l'altra mano impasta il nibbio per darlo a quelle boccucce. E tu ti chiedi: ma come cazzo fai, Vilma, a tenere la cornetta? E tu dove sei? Dove sei? Tu in quel momento sei in tournée. Tu sei in tournée. E magari sei in un albergo 5 stelle, una suite, e stai sorseggiando una coppa di champagne. E accanto a te magari c'è una giovane donna nuda, di 20-21 anni, nuda, che struscia il suo corpo contro il tuo, nudo. E siete tutte e due nudi, tu e quella donna, e magari senti la voce di Vilma di là che ti reclama e tu invece sei nudo. Con questa donna e senti la voce di Vilma e senti questa donna nuda e senti la voce dei ragazzi e senti questa donna nuda. E delle domande te le devi fare. Ha delle risposte, ci devi pure arrivare. Sì, meno male che sono in tournée. Cosa sapete voi, ad esempio, cosa sapete voi delle difficoltà per comporre una canzone? Scrivere le parole, comporre la musica, ma cosa sapete voi? Io di solito accendo la radio e copio. Perché l'hanno fatto con me? Perché l'hanno fatto con me? E a questo proposito, adesso voglio fare il mio pezzo, che ho scritto io, con parole mie, musica mia. L'ho scritto con la mia penna, la mia stanzetta. Stavo mangiando un formaggino mio. Il pezzo si intitola Purple Rain. Siete proprio dei bastardi, lo sapevo, perché non lo, la gente non lo sa, ma Purple Rain l'ho scritta io. Ecco, se stronzi siete, perché Purple Rain l'ho scritta io, la gente non lo sa, ecco, ridi. Avevo appena finito di scrivere Purple Rain. E la stavo andando a depositare alla SIAE, avevo preso l'autobus. Avevo preso la mia linea, quella che fa casa mia SIAE. Ero salito sull'autobus, così mi ero seduto e stavo così molto ingenuamente fischiettando la mia Purple Rain, così avevo appena... Mi giro. Fì, sull'autobus non c'era mica Prince. Porca bestia, quando l'ho visto, porco cane, ho detto: porco, sta tinta che te la frega, metta tinta che te la frega, porco cane. Mi sono portato la mano alla bocca, porca bestia. Prince mi ha guardato con quei due occhietti furbi lì, no? Porco cane, come ha sentito quelle due note di Purple Rain. È sgaiattolato giù dall'autobus, quel bastardo. Dalla parte da dove si sale, tra l'altro. Ha preso la sua auto, una NSU Prince. Ed è andato a depositare il pezzo alla SIAE. Dopo due giorni lui era primo in tutto il mondo. E noi eravamo 826.413 in Emilia Romagna. Per questo che voglio fare il mio pezzo. Purple Rain. Never to call you.
Do you see me? Do you hear me? Do you want me? Do you want to touch me? Do you want to touch my feet? Do you want to touch my leg? Do you want to touch my chap? Do you want to touch my arms? Do you want to touch my tongue? What do you prefer? Between my leg, my feet, my chaps, my tongue? Do you want my body? Do you want my body?
detto, do you want my body? Ho detto, do you want my body? Cosa succede? Quando io dico, do you want my body, si scatenano montagne di reggiseni a balconcino e di slip sul palco. Come mai non succede tutto questo? Arrivano monsoni di reggiseni a balconcino e alisei di slips. Come mai non succede tutto questo? Mio Dio, non mi capiscono qui? Sto parlando un'altra lingua, mio Dio? Ma come non ti capiscono? Oh my God. Oh my God, they don't understand me. I have already said, do you want my body? They don't try to get me the regis and the balconcino and the slips. Why? Why, my God? Why? Non temere, figliolo. Sono qua io. Prova ancora. Do you want my body? Vuoi il mio corpo? Do you want my body? Ah, scusa. Vuoi il mio body? Do you want to give me your mind? Vuoi dare a me la tua mente? Do you want to give me your preference? Vuoi dare a me il tuo voto di preferenza? Don't you think I become a very good leader for you? Non pensi che io possa diventare il tuo presidente del consiglio? If you think it, say yeah! Lo so, ho fallito clamorosamente il mio mandato. My God, translate well! Translate well! Very well! Please. If you think it's a yeah. Sì, ho sbagliato tutto. Me ne vado. My God, ma che stai dicendo? My God, tu, proprio tu, my God, che mi hai unto e bisunto. Come puoi fare questo, my God? Vedi, figliolo, tu hai già avuto tutto quello che meritavi dalla vita. Non puoi chiedere altro. Oh, my God, ma io ho chiesto soltanto di votare entro giugno. Ma io non ho mai parlato di date, figliolo. My God, non puoi andartene anche tu, my God, non puoi lasciarmi solo su questa terra. My God, non puoi lasciarmi solo qui, con Gianni Letta. My God, ti prego, my God, non andartene, my God. Dio, che ne sarà di me, del mio povero compicino? Che ne sarà? Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Only want to see you love. Grandissimo rompicoglioni! Ah! 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 Ah!
cerchi tu. Tu di te sta attento la gente, ok? Che te ce la fa proprio in pieno. Cosa può essere successo? Rihanna pistulato. Ok, secondo me Napolo tu le due tu. E che l'hai un troppo grosso. Se per me stupà. L'hai un troppo grosso. E oggi ho forse, ma... Ok, che non ha di me proprio il cuore, oh. Te proprio fatto in pieno. Se la lecca cantava, boh, una pistolata. Ok, hai te il dito, sta attento. Lui è il nostro medico, parla dialetto di Manchester, dice che sono stato raggiunto da una pistolata. Purtroppo è una pallottola del 2-2, probabilmente se fosse stata una pallottola dell'1-8 forse avrei potuto anche cavarla. Essendo una pallottola del 2-2, pare che non ci siano speranze. No, è un bistro grosso, ok. Che vi siete fermati, cosa... Oddio, cosa è successo? Una pistolata! Ma... Se la lecca cantava, tambè, arrivavo, boom, una pistolata. Ma pensano, che può essere stato? Ma qualche sospetto ce l'ho. Ah, oddio! Ok, ma che perdi troppo tanto? Che non sapo mia stupa. Ma sei troppo sfigato. Su sta sfiga. Su sta top sfiga. Ma poi era quasi finito. Ma scusa, sai la cavis mia, no? Ma sono mio. Avrei donare l'organo. No. Senta, ma ce la facciamo. Ce la facciamo. Se perdi troppo, sai. L'ha detto, no? L'ha detto che proprio mi ha stupato. Vai, chiama qualcuno. Oh, Dio. Su, parli. Come si sente? Qualcosa mi dice che me ne sto andando. Oh, è una sua impressione. Ma invece, oddio. Senta, cosa posso fare per lei? Mi dica. Una cosa la può fare. Il teatro dovrebbe aver stipulato una polizza che prevede la morte violenta durante lo spettacolo con la Mediolanum. È un massimale abbastanza alto, sono 12-13 milioni. Ecco, il cassi massimale e lo porti a mia moglie e ai miei figli. Loro sono in Germania adesso, ad Essen. Sono adesso. E porti questi soldi. Con 12 o 13 milioni per un paio di giorni dovrebbero potersela cavare. Sono giù ad Essen. Adesso. Senta, io lo farei volentieri, però c'è un problema. La polizza paga solo nel caso che la morte avvenga dopo 2 ore di spettacolo. E quanto è passato? È 1 ora e mezza. Era una clausola scritta in piccolo. Magari dietro, in fondo. No. Ah, che bastardi quelli della Mediolanum. E le clausole te le mettono sempre nel di dietro. Che tragedia. Avete fatto una spesa inutile con il teatro, mi dispiace per voi. Per quello no, perché la polizza era a carico suo. Sono 150.000. Uno e tre, no, tre, due, tre, sapente. Praticamente sono sotto di 50. Oddio. Senta, però vista l'eccezionalità del caso, io queste 50.000 lire non le voglio. Oh, com'è buono lei! Che bontà! Lo faccio per lei. Sta così male. Non s'allaghi troppo. Dicono che mentre stai morendo, negli ultimi istanti, tutta la tua vita ti passa davanti come in un playback.
come in un flashback. Ma va a cagare. Che stronzo, sto morendo, posso sbagliare una parola, no? Ma vaffanculo, allora, stronzo, vai a cagare, figo, che palle, porco zio, ma vaffanculo. Dicono che quando stai morendo, tutta la tua vita ti passa davanti come in un flashback. Così, così è giusto. È un flashback. Ti passa davanti tutta la tua vita. E invece io continuo a vedere solo il periodo dall'88 al 90. Tra l'altro non è mica successo niente di particolare. Perché no, perché ho fatto un tamponamento, ma l'ho composto subito, proprio niente di... Boh. Boh. Ecco però, l'immagine si allarga e vedo una donna che sta venendo di me, sta venendo verso di me, una giovane donna bellissima, ma è lei? Ma dove? Chi? Ma è lei, ma è bellissima, ma non esiste. Ma chi? Esiste Johnny, lei. Dimmelo, Johnny, chi? Io esisto. Chi è? Chi è? Johnny! Oddio, Johnny! Johnny! Chi era Johnny? Secondo me, con questo spettacolo, Gene Gnocchi ha voluto rappresentare soprattutto il male di esistere. C'è quel filo sottile che lega l'esistenza alla precarietà e all'instabilità. Non so se avete presente, ad esempio, la scena dove lui muore, no? Dovreste ricordarvela, perché non è tanto che l'hanno fatto. Ecco, secondo me, quella scena lì, Gene Gnocchi voleva proprio dire che un giorno ci sei e l'altro, chi lo sa. C'è anche stato chi ha voluto vedere in questo spettacolo una metafora. Cioè, sotto le spoglie di questo rocker, dall'aria tipicamente padana, si celerebbe l'ascesa e l'epopea di un noto imprenditore brianzolo temporaneamente prestato alla politica. Però, secondo me, questa non è l'interpretazione giusta. No? Perché, secondo me, a Gene Gnocchi quello che interessa con questo spettacolo è non tanto dare delle risposte, quanto porre delle domande. Non so se avete presente, ad esempio, quella scena dove lui ad un certo punto dice... Perché? Ecco, secondo me lì lui proprio voleva fare la domanda. Perché secondo me quello che interessa a Gene Gnocchi, secondo me, questa sera, è che voi torniate a casa pieni di dubbi. Cioè che stasera proprio, una volta a letto, voi continuate a rigirarvi tutta la notte nel vostro letto in preda a questo dubbio proprio. Ma cosa cazzo voleva dire Gene Gnocchi con questo spettacolo? Comunque, Gene Gnocchi è qua. Io adesso aprirei il dibattito, se ci sono delle domande io comincerei il dibattito. Ecco, io avrei una domanda da fare, sono qui del pubblico.
Mi rifaccio alla parte del fusibile. No, perché siccome io a casa ho una lavatrice che va col 2-2, cioè, io do ragione a quel signore che era sul palco, quello vestito con la giacca blu, simpatico, che diceva che con l'1-8 salta l'impianto, ed è giusto. E comunque, in ogni caso, qui la metafora è inesistente, veramente, proprio non c'è. Cioè, a parte che lei mi sembra di conoscerla, un'idea di massima così. Allora, vuol dire proprio che lei dello spettacolo non ha capito proprio niente di niente, mi scusi, eh. Cioè, sono un po' piccato di questo, Lei non ha capito proprio niente, perché il fusibile è una metafora. Cioè, il fusibile sta per... Cioè, fusibile non rappresenta nient'altro che il mondo della scienza e della tecnica. Se lei sa leggere bene lo spettacolo. Mondo della scienza e della tecnica che relega l'uomo in un ambito di marginalità. Mondo della scienza e della tecnica che coopta l'uomo e lo suborna. Secondo me non si era capito. Comunque, veniamo a un altro punto importante dello spettacolo, che io ho seguito bene. Quando lei tira fuori il serpente dai pantaloni, perché lì il serpente è chiaramente il simbolo fallico. È membro maschile. Sì, è il membro maschile. No. Lo tiri fuori dalla parte. Eh no! Cos'è? Cioè, a parte che tu cominci anche un po' a rompermi coglione, così, in linea di massima, no? Ce l'ho detto anche molto francamente, così, ecco, in linea di principio. Allora non hai capito proprio un cazzo di niente. Perché proprio il serpente è anch'esso una metafora. Cioè, il serpente sta per. Cioè, il serpente non rappresenta nient'altro che il mondo della fauna. Cioè, se tu leggi correttamente lo spettacolo, è tutto un rimando, un susseguirsi continuo, scienza tecnica, fauna, scienza tecnica, fauna, fauna, scienza tecnica, fauna, scienza tecnica, fauna, scienza tecnica, fauna, scienza tecnica, fauna, scienza tecnica. È così. E cosa vuoi che ci metta, scusa? E serpente per forza? Cosa vuoi che ci metta nei pantaloni un ippopotamo? Prova te a lavorare con un ippopotamo nei pantaloni. Porco cane. E che logisticamente è l'animale che meglio si attaglia. Questo non è vero. Ci potevi mettere anche una quaglia. Ci ho provato, ma soffocano. Per cui, secondo te, questo qua è uno spettacolo completo. Scienze tecniche, fauna. E finisce lì. Ah, sì? E la flora? Dai, dove me la metti la flora? A parte che saprai dove mettertela la flora, te lo dico subito, E sarebbe un cactus. Te lo dico subito. Quando hai un budget ridotto devi scegliere, no? Noi abbiamo scelto scienza tecnica e fauna. E la flora, adesso sono in parola con un giardiniere di Rovigo. Se mi dà qualche azalea, forse il prossimo spettacolo potrei anche avere delle azalee. Ok, bando ai simbolismi dello spettacolo. Andiamo a una cosa che ho visto là in fondo. Questa... Difenditi qua. Perché io là in fondo sono andato dove c'è il mixer e ho visto cosa c'è. C'è un nastro registrato. E quando tu cominci a cantare... Cosa? Sì, un nastro registrato. E quando tu cominci a cantare, casualmente si mette in moto. E non è la tua voce quella che sentiamo, perché lo diciamo davanti a tutti. Tu canti in playback. Sì, tu canti in playback come Ambra. T'ho beccato, Dai, vediamo se è vero che non canti in playback. Facci sentire qualcosa così, senza complesso, senza quel microfono che hai in mano, così, a voce. Dai, facci sentire qualcosa, dai. Dai, fuori la voce, su. Sei proprio un cretino, eh.
Zoom, 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 zoom. La canzone che mi passa per la testa, lo so bene dove sia, dove quando l'ho sentita, di sicuro so soltanto che fa zoom. Furia cavallo del West che deve sopra. Zorro, command the gas on the trees. Zorro, you want the speaking to be. Zorro, you want the speaking my time. Very, you want the second lie. Zorro. I want you, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Well, the band foreclosed the morning yesterday. You left me here without a couch. You stay by it for money, but it's good a place to be. Because I need to the conversation, what I said to see. When I left you leave because I feel inside. You take me here without a couch. You never it for money, but it's good a place to be. Because I need the conversation, what I said to see. And in a time direction. Claudio Ghezzi, detto Ciurdo, The Phonic of the Theater. Gigi sul palco, Simone alle luci e Sergio alla fonica. Oh, together now! Well, a band for close the morning just today. You left me here with an account. You stay by the monitor. It's just a place to be. Because I need the conversation, what I said to see. But if the money talks, it's just a place to be. Because I need the conversation, what I said to be. But if the money talks, it's just a place to see. Because I need the conversation, said to be.